sembrare strano. Un po' prima di quel tempo ero sceso improvvisamente e senza sforzo considerevole da 320 grani di oppio, cioè 8.000 gocce di laudano, al giorno a 40 grani, cioè un ottavo. Istantaneamente, come per una magia, la nube di profondissima malinconia che pesava sul mio cervello, come certi vapori neri che ho visto dileguare dalla cima di una montagna, se ne andò in un giorno. Nick Swammerdam fece vela con le sue bandiere nere, improvvisamente, come una nave arenata che si è spinta via da una marea di primavera, una marea che muove tutto quanto, se appena si muove. Ora, dunque, ero di nuovo felice. Prendevo solo 1.000 gocce di laudano al giorno. E cosa sono 1.000 gocce? Un'ultima primavera era venuta a chiudere la stagione della giovinezza. La mia mente funzionava a dovere, come mai prima. Leggevo di nuovo Kant e di nuovo lo capivo, o credevo di capirlo. Di nuovo un senso di piacere si diffondeva su tutto ciò che mi circondava. E se qualcuno venuto da Oxford o da Cambridge o da qualche altro posto mi si fosse annunziato nella mia casetta senza pretese, l'avrei accolto col ricevimento più sontuoso che la mia povertà avesse potuto permettere. Qualsiasi altra cosa mancasse per la felicità d'un saggio, di laudano gliene avrei dato quanto ne avesse voluto, e in una tazza d'oro. Un giorno bussò alla mia porta un malese. Che cosa avesse mai da fare un malese tra le montagne dell'Inghilterra? Non lo so, ma forse egli era in cammino per un porto a circa 40 miglia. La serva che gli aprì la porta era una ragazza nata e cresciuta tra i monti, che non aveva mai visto un costume asiatico di nessun genere. Il turbante dell'estraneo perciò la confuse non poco, e non si sarebbe potuto immaginare un quadro più sorprendente del bel volto inglese della ragazza, d'un biondo squisito e del suo atteggiamento fiero ed eretto, in contrasto col malese dalla pelle scura ed un giallo bile che l'aria del mare aveva come smaltato di venature di mogano, con i suoi piccoli occhi instabili e ardenti, le sue labbra sottili, i suoi gesti di schiavo in adorazione. Aveva proprio un aspetto feroce. Stette disteso sul pavimento per circa un'ora e poi proseguì il suo viaggio. Quando stava per andarsene, gli regalai un pezzo d'oppio. Avevo concluso dentro di me che l'oppio a lui orientale doveva essere familiare, e l'espressione del suo volto mi convinse che non mi sbagliavo. Non di meno, mi sentii un po' costernato quando lo vidi portare improvvisamente la mano alla bocca e mandar giù tutto, come dicono i ragazzi, in un boccone. Ne aveva fatto 3 pezzi. Ce n'era abbastanza per ammazzare 3 dragoni coi loro cavalli, e mi sentii un po' allarmato per quel povero diavolo. Ma che cosa potevo farci? Gli avevo dato l'oppio per compassione della sua vita solitaria. Riflettendo che se era venuto a piedi da Londra doveva essere circa 3 settimane che non scambiava parola con un essere umano. Non c'era nemmeno da pensare a violare le leggi dell'ospitalità e farlo prendere, fargli inghiottire un emetico. L'avremmo spaventato, gli avremmo fatto immaginare che stavamo per sacrificarlo a qualche idolo inglese. No, era chiaro che non c'era niente da fare. Se ne andò. E per qualche giorno io fui inquieto. Ma
ma siccome non sentii mai dire che si fosse trovato un malese morto, mi convinsi che egli era abituato all'oppio e che dovevo avergli reso il servizio che mi proponevo. Gli avevo dato una notte di tregua dalle pene del vagabondaggio.